Amo sia lui che l'altro, forse amo più l'altro che lui. No, non so decidermi. Come faccio, dottore? Questa domanda è tutt'altro che rara nei nostri studi, è tutt'altro che banale. È bello filosofeggiare sul fatto che non puoi essere innamorato di più di due persone, ma la realtà è ben più complessa. La realtà è che tanti nostri clienti arrivano esattamente nel nostro studio con questa realtà. Ci sono due persone nella loro vita e non sanno come scegliere tra l'una e l'altra. Come fare? Posto che ovviamente la situazione può essere complessa e necessita di ulteriori approfondimenti, ci sono almeno due cose che puoi fare, anzi, due domande. La prima l'ho sentita per la prima volta formulata da Giorgio Nardone ed è la seguente. Tu, nella tua vita, puoi fare a meno di... E in questo spazio vuoto puoi prendere il video sugli auguri di Maccio Capatonda e incollare il nome della persona desiderata. Cioè, per fare un esempio, puoi dire tu, nella tua vita, senti di poter fare a meno di Mario? Questa domanda, per quanto semplice, ha un alto potere ristrutturante. Immagina di rispondere sì, posso fare a meno di lui, oppure no, non posso fare a meno di lui. Questa risposta, cosa dirà del tuo rapporto con quella persona? E questa domanda in che modo influenzerà la tua scelta se stare o non stare con lui? A volte questa domanda ha un impatto immediato, altre volte è come una goccia che nei giorni successivi traccia un solco indelebile. In tutti e due i casi potrebbe riuscire a sbloccare già la situazione da sé. Ma se non bastasse? Se non basta, c'è la Miracle Question che puoi applicare in un modo particolare. Immagina che stanotte avvenga un miracolo e che domani tu ti svegli con la consapevolezza che Mario è la persona che fa per te. Quali sono le cose che noteresti che ti farebbero dire questo? Durante tutta la seduta devi esplorare con abbondanza di dettagli tutte le cose che la persona noterebbe che le farebbero dire che Mario è la persona giusta per lei. E poi, se necessario, puoi ripetere dopo la stessa cosa anche con l'altro partner. Ma non finisce qui. Grazie a questa domanda puoi anche esplorare le cose più spinose. Ad esempio potrei dire, avendo la consapevolezza che Mario non fa per te, cosa percepirai di diverso nei tuoi rapporti con Luigi? Cosa percepirai che ti farà dire che lui non è quello che fa per te? E come affronterai con lui la questione che non vuoi più frequentarlo? Sì, lo so, i protagonisti di questa storia sono i Mario Bros. Ecco, con questa tecnica aiuti la persona a vedere e vivere due scenari, aiutandola ad esplorarne i significati e le emozioni. Poi puoi anche trasformarla in una prescrizione. Chiederai alla cliente di pensare tutti i giorni quali altri elementi noterà nello scenario del miracolo e anche addirittura di notare quelli che si presenteranno all'interno delle sue giornate. A questo punto potrà accedere a sensazioni e desideri che magari fino a quel momento non aveva accettato e pensando a uno di due potrebbe rendersi conto che in fondo non aveva scelta.